Apriamo uno spazio importante questa mattina sul viaggio apostolico di Papa Francesco in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-Leste e Singapore. Iniziato lo scorso 2 settembre, si concluderà domani. Il Papa è a Singapore, ultima tappa di questo impegnativo viaggio apostolico. Ne vogliamo parlare questa mattina con la collega Miela Fagiolo Dattilia, giornalista di Popoli e Missione ed esperta di Asia. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi, con grande piacere parliamo di questo viaggio che è stato effettivamente una grande, grande esperienza. Chiedo scusa, sto trafficando. Ecco, eccoci qua, sì, la vediamo e la sentiamo benissimo. È un viaggio lungo e impegnativo. Diamoci del tu perché siamo colleghe. Ecco, ci diamo del tu benissimo. Che siamo colleghe. Grazie. Allora, sì, questo è stato sicuramente il viaggio più lungo del pontificato di Papa Francesco ed è stato anche un viaggio, diciamo così, globalmente di grandi contrasti dal paese più musulmano, ovvero l'Indonesia, ha una realtà con delle percentuali di cattolici altissima come Timor-Leste. Diciamo che di mezzo c'è tutto questo grande abbraccio all'Asia, il continente delle grandi speranze di evangelizzazione di cui parlava già Paolo VI durante il suo pontificato. Quindi ecco, sembra che questo dialogo con l'Asia sia particolarmente a cuore al Papa, che intende appunto riscaldare il messaggio evangelico portato alle genti appunto di due continenti, l'Asia e l'Oceania. Proprio a cerniera tra questi due continenti si trova Timor-Leste, che è stato sicuramente, penso di poter dire, la tappa più entusiasmante, quella che ha dato maggiore risposta di popolo, di folla alle parole del Papa. Ecco, tu mi fermi tu quando vuoi fare delle pause, vuoi farmi delle domande. Domande sono veramente tante perché il viaggio, appunto, lo dicevamo prima, è importante, ha toccato due continenti, un viaggio lungo e impegnativo per il pontefice. Oggi si trova, ieri appunto è arrivato a Singapore, una chiusura potremmo dire in un paese, anche lì se vogliamo Singapore, dove c'è una grande presenza di italiani, ma anche un paese con qualche contraddizione. Che ne pensi? Sì, sicuramente sì. Il Papa ha privilegiato, questo è un viaggio alle periferie. Sì. Quindi Singapore non si può definire una periferia dal punto di vista della povertà, dal punto di vista esistenziale. È una periferia, in questo caso, letteralmente geografica. Chiaramente le periferie hanno risposto con grande entusiasmo a questo gesto del Papa e hanno giustamente accolto con entusiasmo la sua presenza. Il discorso di Singapore è un discorso diverso, stiamo parlando di una città-stato, di una città che è stata ed è ancora una delle tigri d'Asia dal punto di vista economico, un mercato aperto sull'Oceano Pacifico con tutto quello che di geopolitico bolle manco sotto la pentola, ma dentro l'oceano e dentro le terre che si affacciano su quell'oceano. Quindi voglio dire, questo viaggio del Papa a Singapore, secondo me, a mio modo di vedere, ha un significato anche, tra virgolette, politico, perché in questo momento, come dire, riportare anche queste grosse realtà economiche asiatiche all'interno di un dialogo cosa molto importante, assolutamente non secondaria. E non sono mancati, come ogni viaggio del pontefice, gesti importanti, incontri con i giovani, molto bello anche l'incontro con i giovani credo in Papua Nuova Guinea, in cui il Papa a un certo punto ha lasciato il suo discorso preparato e ha cominciato a fare questo dialogo ponendo delle domande ai giovani e poi attendendo le loro risposte. L'incontro con gli ammalati, con le persone, con i diseredati. Insomma, comunque sono momenti dei viaggi apostolici del pontefice, incontri che non mancano mai, sempre molto significativi. Sì, ecco, pensando a Timor-Leste, che è stato proprio, come dire, un focus, un concentrato di tutte queste tematiche che tu stavi citando, mi viene da ricordare il discorso che ha fatto il Papa a Tacitolu sulla Spianata. Stiamo parlando del 10 settembre, di due giorni fa,
in cui il Papa, ecco, giustamente riprendendo il discorso dei giovani, ha ricordato che Timor-Leste è un paese in cui c'è il 65% della popolazione, stiamo parlando di 1,5 milioni di persone, che ha meno di 30 anni, quindi il 65% della popolazione ha meno di 30 anni. Questo significa che è un paese con delle enormi, Timor-Leste, un Sì. paese con delle enormi potenzialità di crescita per il futuro, ma anche con delle enormi sfide educative. E in questo la Chiesa, ricordiamo che il 90% della popolazione di Timor-Leste è cattolica, la Chiesa sta facendo moltissimo sul territorio con la presenza di religiosi, missionari e missionarie. Gestiscono scuole, asili, come dire, istituti di assistenza, di attenzioni, come dire, nei confronti dell'infanzia. Ecco, quindi tutto questo è stato ribadito dal Papa nel discorso di Taci Tolu della Spianata. Sulla Spianata erano presenti 700.000 persone, cioè metà della popolazione di Timor. E questo ha segnato una pagina di storia per Timor-Leste, una pagina di storia che proprio i timoresi accomunano ad altre giornate importanti, come la giornata dell'indipendenza dal Portogallo nel 1975, ma ancora di più la giornata dell'indipendenza dall'Indonesia nel 2002, quindi la dichiarazione dello Stato indipendente della Repubblica di Timor nel 2002. Ecco, queste due date, le due le ricorrenze dell'indipendenza e la presenza del Papa a Timor, presenza di Papa Francesco che fa seguito a una visita fatta da Giovanni Paolo II nel 1989, quando però Timor era ancora sotto il dominio indonesiano. Ecco, questo momento storico è stato vissuto da tutti i timoresi, non soltanto dai giovani, con un entusiasmo infinito, perché il Papa, che ha benedetto la folla con grande commozione, ed era visibile la commozione del Papa, ha, diciamo, affidato alla popolazione di Timor-Est la speranza di un futuro migliore, un futuro che, come dire, possa far vivere questo paese pacificato e in una fase di sviluppo, ma di sviluppo che sia rispettoso dei diritti della popolazione e dei diritti anche del rispetto della terra, dell'ambiente, del creato. Anche ecco, sui temi del rispetto del creato, il Papa si è più volte fermato a parlare, soprattutto in Papua, ricordando quanto sia importante la tutela del creato. Papua, che con il suo arcipelago è particolarmente esposta a quelli che sono i cambiamenti climatici, con addirittura delle isole che stanno scomparendo sotto l'acqua dell'oceano. Certo. Ecco, quindi grazie ai giovani, lo Sì. sviluppo, il creato. Sono temi infatti che non mancano mai nell'agenda del pontefice. A tuo parere, quali frutti, perché ogni viaggio del Papa inevitabilmente, poi magari in maniera più o meno vistosa, va a portare dei frutti nei paesi che visita? Che cosa ti aspetti dopo questo viaggio di Bergoglio? Innanzitutto a livello di dialogo, scusami, a livello di dialogo interreligioso con i discorsi che il Papa ha fatto in Indonesia e praticamente questa messa in atto dell'enciclica Fratelli Tutti, ecco, mi sembra proprio che ci sia una spinta, un impulso nuovo che viene dato al dialogo, proprio anche in un paese in cui i cristiani sono una minoranza assoluta. Questo invito all'amicizia, al dialogo, alla crescita in comune, il percorso che il Papa ha fatto insieme all'imam attraversando il tunnel tra la cattedrale di Giacarta e la moschea, sono molto significativi, gesti molto significativi che lasciano aperte delle prospettive appunto nuove per quello che riguarda il dialogo interreligioso, ma anche la convivenza tra le persone all'interno della società. Quindi questo secondo me è stato un elemento molto importante. Per quello che riguarda Timor, il riconoscimento di quello che è stato fatto dalla Chiesa durante gli anni della ricerca dell'indipendenza da parte del paese. Questo
Quindi stiamo parlando degli anni tra il 76 e il 2002, quando è stata dichiarata l'indipendenza del paese, cioè la creazione della Repubblica di Timor-Leste. Ecco, in quegli anni la Chiesa Cattolica è stata molto vicina al popolo di Timor ed è stata anche, come dire, la garante che di fronte a tanta violenza che c'è stata, si è riusciti a evitare una guerra civile e che purtroppo le 100.000 vite che sono state spese durante questi anni di guerre per l'indipendenza non arrivassero invece ad una cifra molto più alta. Poi ancora che cosa mi ha colpito di questo viaggio? La capacità di questo Papa di viaggiare e di essere ogni volta con ogni popolo completamente nuovo, seguendo la logica della geografia delle periferie del mondo. Il Papa ha attraversato il globo ed è riuscito ad avvicinare gli ultimi delle periferie. Ecco, lui ha cercato gli ultimi delle periferie. E devo dire che la cosa commovente è stato l'abbraccio che ha ricevuto in cambio da queste popolazioni. Torno ancora a Timor perché veramente è stato un momento storico, quelle 2 giornate a Dili sono state storiche, sono storia già che abbiamo vissuto 2 giorni fa, ma ecco, voglio dire, l'attesa della gente, dell'arrivo del Papa dall'aeroporto fino alla capitale è stata una cosa commovente. Io ho avuto modo di seguirla in diretta e c'erano le persone che cantavano, che si filmavano, che si assiepavano in tutti i modi. Devo dire che a un certo punto, quando c'è stato il discorso, l'incontro del Papa con il Presidente nel Palazzo Presidenziale, e a un certo punto, quando il Papa è sceso dal palco, circondato dalla folla, era lui in sedia a rotelle, non si vedeva più la testa del Papa, si vedeva solo questo movimento di teste intorno a lui. E insomma, a un certo punto quasi c'era un po' di ansia, perché c'erano dei movimenti, no? Certo. Molto, come dire, molto, molto forti. E però tutto questo è per dire l'affetto con cui la gente ha risposto all'incontro con il Papa, all'attenzione del Papa. Credo che abbiamo da imparare molto, lo dico anche con una punta azzardo, con una punta di provocazione, scene che ecco, raramente vediamo o potremo in futuro vedere nel vecchio continente, perché forse in qualche modo abitando in Italia abbiamo, quando vogliamo, andiamo a Roma, assistiamo all'Angelus, all'udienza del Papa, quindi è una cosa alla portata, potremmo dire, di tutti i giorni, alla portata di tutti. Sì, in realtà questo viaggio è stato rimandato a causa del Covid, quindi c'è anche da dire che, a parte la lunga preparazione nel caso di paesi come l'Indonesia, che diciamo non hanno tutta questa attesa nei confronti della visita del Papa, perché con una percentuale così alta di musulmani, voglio dire. Certo. Invece, per esempio, nel caso di Timor-Leste era una visita veramente attesa da anni, preparata con molta cura. Tutto il clero di Timor si è preparato attraverso incontri nelle diocesi con il clero, e devo dire che tutti i religiosi di Timor, a parte la gente che comunque è stata presente, erano tutti lì intorno al Papa. Quindi c'è questa attenzione, ma proprio questo affetto per la persona. Questa gratitudine, ecco, si percepiva molto forte il sentimento della gratitudine per l'attenzione del Papa. Grazie di cuore, Miela Fagiolo d'Attilia, per essere stata con noi, giornalista di Popoli e Missioni, esperta di Asia. E quindi ti leggeremo, vi leggeremo presto. Insomma, immagino che farete un ampio reportage su questo importante viaggio del Pontefice. Sì, infatti ci stiamo lavorando, abbiamo delle testimonianze di sacerdoti e religiose che sono a Timor, anche molto, molto belli, perché sono dei religiosi e delle suore che sono stati anche vicini ai militanti del Frentilin, cioè il Fronte di Liberazione Nazionale, quindi cioè proprio vicine a uomini e donne che hanno combattuto all'epoca per l'indipendenza di Timor.
Bene, Grazie. grazie, grazie, buon lavoro, grazie davvero per averci dedicato il tuo tempo e la tua professionalità. Grazie di cuore, alla prossima Grazie occasione. Allora, a voi, buona giornata. grazie, Grazie. grazie Miela. Allora, noi ci fermiamo lì nella regia e poi torneremo per aprire lo spazio dedicato al capitolo generale che si sta svolgendo in questi giorni. Siamo addirittura d'arrivo, il capitolo generale dei Frati Minori Cappuccini.